Grazie a lei, consigliere Atelli. Ringraziamento non può essere che esteso al ministro Galletti, che oggi non può essere qui, al sottosegretario Velo, che abbiamo appena sentito, che ci ha narrato cose molto rilevanti che stanno andando verso un'attuazione di una legge che ha un rilievo sicuramente di carattere nazionale, di particolarmente portata. Ringraziamento naturalmente esteso all'assessore Stella Marino, assessore all'ambiente, al direttore Cignini, a quanti partecipano oggi a questa manifestazione. Nel momento in cui il consigliere Atelli assieme al direttore Cignini ci hanno contattato per proporci questa iniziativa, non abbiamo dubitato un secondo in merito all'opportunità che la sede della Società Geografica Italiana potesse essere il luogo, diciamo, ideale in qualche misura, anche se tanti possono essere i luoghi ideali vista la diffusione in tutto il territorio nazionale della monumentalità di questi alberi, di queste rilevanze territoriali, di questi patrimoni territoriali, poiché riteniamo che questa struttura debba essere una struttura profondamente orientata al servizio rispetto agli utenti, e ci fa particolarmente piacere peraltro vedere una sala piena e piena anche di ragazzi molto giovani, perché il tema che affrontiamo oggi è un tema che va affrontato con l'occhio naturalmente alla formazione delle nuove generazioni, cioè utilizzando lo strumento di base dello sviluppo sostenibile come eredità per le nuove generazioni, altrimenti questa eredità trasmessa sarà un'eredità che non avrà sicuramente quella continuità di interesse che permetterà una valorizzazione sostanziale rispetto a politiche funzionali all'interno del nostro paese. Noi in qualche misura, oltre a essere un contenitore di questa attività, siamo anche delle vedette su un territorio molto fragile che è quello appunto della città di Roma, e in continuità col servizio giardini e con l'assessorato all'ambiente operiamo anche per creare delle forme di valorizzazione di un contesto come quello della villa che vedete, che siano naturalmente pienamente sostenibili, per uscire da questo impasse di situazioni che negli anni non hanno prodotto una buona capacità di relazione con i contesti, comprendendo la fragilità di quei contesti, ma comprendendo anche che questi sono luoghi per i cittadini e in cui una valorizzazione sostenibile e funzionale deve essere il modo in cui formiamo i cittadini a vivere questi contesti. Anche questa villa è stata in qualche misura defraudata di alcune situazioni, di alcuni elementi monumentali. I palmizi presenti l'hanno subito tutto quello che in questo momento in tante parti d'Italia è avvenuto con il punto coro rosso, ma anche noi abbiamo lavorato proprio nella direzione di un progetto fatto con il Ministero dell'Ambiente che riguardava gli alberi dell'Unità d'Italia, quindi nell'anno del centenario, operando nella direzione di creare un concorso finalizzato alla conoscenza di queste grandi memorie storiche del patrimonio appunto alberato, di questa rilevanza di questo patrimonio, e intervenendo collaborando con l'assessorato proprio nella creazione di del poter piantumare nuove piante all'interno di questa villa, cosa che è stata fatta e che col completamento dei lavori che ha avuto l'anno passato danno sicuramente una visione nuova di questo contesto. Io chiudo dicendo che ci teniamo molto a collaborare e a proseguire questa collaborazione con gli enti qui presenti, anche nella direzione di studio che stiamo percorrendo. Noi abbiamo una serie di centri di ricerca oltre in questa struttura, oltre alla realtà degli archivi che potete visitare, che è a vostra disposizione oggi peraltro, soprattutto degli studi orientati al consumo di suolo e al paesaggio. Sono temi profondamente geografici, stiamo lavorando, a breve pubblicheremo un volume su un'analisi di carattere nazionale sul consumo di suolo, il che in qualche misura è l'altra parte della medaglia, è una parte della medaglia sulla quale bisogna essere ulteriormente rilevanti, vedette, per operare in modo consapevole nei territori. Insomma, non vi devo certo stare a dire a voi, che sono un pubblico particolarmente qualificato, quello che accade in questi giorni. Vogliamo essere attori insieme ai nostri interlocutori ministeriali, comunali e le associazioni ambientaliste qui presenti in merito a un percorso comune che deve essere un valore per tutti i cittadini e per i ragazzi che un domani si troveranno ad affrontare e a vivere questi contesti. Quindi vi ringrazio ancora e auguro naturalmente la piena riuscita alla mattinata. Le parole del dottor Pozzato aggiungono un ricamo alla fitta trama da cui viene fuori un affresco articolato in cui pezzi del sistema istituzionale a diverso titolo e a diverso livello offrono un contributo essenziale.